Mario Curitore è tornato a parlare di Ida Platano sui social, ma Tina Cipollari non ha gradito, sta di fatto che ha attaccato il ragazzo come solo lei sa fare. Uomini e donne si è concluso da un po', ma il rancore che certe persone nutrono contro Mario Curitore continua a persistere. Il modo in cui si è comportato nei riguardi di Ida Platano ha indignato troppo sia i telespettatori sia i presenti in studio. Ad essere ostile nei suoi riguardi sin dal primo momento è sempre stata Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, non ha mai creduto alla buona fede del giovane e, a quanto pare, aveva ragione. Adesso che il programma si è concluso, però, Mario è tornato a parlare di Ida, continuando a rimarcare le sue buone intenzioni. Dinanzi queste parole è intervenuta Tina e, in men che non si dica, lo ha asfaltato nel perfetto stile che la contraddistingue. Le parole di Mario Curitore su Ida Platano e l'intervento pungente di Tina Cipollari. Mario Curitore ha effettuato una diretta sui social per parlare con i suoi fan. Tra i vari argomenti trattati, ovviamente, non poteva mancare uomini e donne. Alcune persone hanno domandato al napoletano cosa pensasse di Ida Platano e se la reputasse una donna un po' pesante come credono in tanti. Ebbene, dinanzi tali parole, Curitore ha voluto mantenere un atteggiamento decisamente pacato e tranquillo nei riguardi della donna. A tal proposito, ha detto, paradossalmente, per il mio carattere più uno è pesante, più fai capire che è interessato, che vuoi bene. A me piace più la pesantezza che la strafottenza. Forse proprio quello mi piaceva, anche il litigio, la gelosia. A me sta cosa piaceva che me lo rinfacciasse. Quindi stavo dicendo che Ida sa bene quello che c'era tra noi, gli occhi parlavano. Con queste parole, dunque, ancora una volta Mario Curitore ci ha tenuto a porre l'accento sul fatto che tra lui e Ida Platano ci fosse qualcosa di forte, di importante e, soprattutto, di reciproco. Queste parole, però, hanno fatto storcere il naso a qualcuno, come ad esempio Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne ha commentato al di sotto di un reel contenente tale intervista ed ha scritto un intervento lapidario, ovvero, ancora a raccontare ste frottole. Il commento è stato accompagnato da un emoticon con la faccina che ride a crepapelle. Fan in delirio per Tina, Ida resta ferma sulle sue posizioni. L'intervento di Tina Cipollari contro Mario Curitore ha suscitato un certo sgomento sul web. In tanti sono intervenuti per complimentarsi con la donna per la sua sagacia e la sua inconfondibile irriverenza. Per quanto riguarda il diretto interessato, invece, l'ex corteggiatore di UED non è intervenuto sulla faccenda per replicare alle accuse della donna. Anche Ida Platano ha preferito non commentare affatto le recenti affermazioni di Mario. A quanto pare, malgrado i tentativi dell'uomo di attirare la sua attenzione, la dama sembra ferrea sulla sua posizione, cosa che ha fatto storcere il naso ad un ex cavaliere del parterre che ha mosso delle accuse.